ricordiamoci una cosa, facciamo del bene a noi stessi e ai nostri cari. Stiamo... Mi commuovo pensando a tutti i miei amici medici che dalla mattina alla sera si danno da fare per salvare la gente. Però se noi veramente teniamo a noi, ai nostri cari, ci sono le linee di condotta che il Ministero della Sanità sta dando costantemente tutti i giorni. Triage non è una parola francese inventata da Napoleone nelle guerre che lui combatteva. Aveva inventato questa condizione per stabilire chi doveva tornare subito a combattere dei suoi feriti, chi invece doveva essere curato e quelli che erano incurabili, che avevano una ferita così grave che non c'era possibilità di curarli. Quindi la gravità della situazione è proprio questa. Si può rischiare, e in alcuni posti già lo stanno rischiando, di dover scegliere tra una persona di 90 anni con una broncopolmonite interstiziale gravissima e una persona di 20 anni. È il rischio più grande che la nostra sanità pubblica deve assolutamente evitare. L'appello del medico infettivologo Marcello Caremani, da tanti anni in prima linea, soprattutto nel reparto di malattie infettive che lui ha diretto presso l'ospedale San Donato di Arezzo, è forte e chiaro. Per evitare il contagio da Covid-19, l'emergenza sanitaria che il nostro paese sta vivendo, l'unica strada è rispettare le regole. Abbiamo visto che le attenzioni mondiali, la Cina se ne sta uscendo da questa vicenda, dico, ma non perché hanno un governo di dittatori, ma perché sono un popolo che hanno l'autocontrollo. Lo hanno dimostrato quando se ne sono tornati in Italia 3.000 cinesi. Non abbiamo un cinese ammalato in Toscana. Che sta a significare? Questi 3.000 cinesi che hanno fatto? Si sono in maniera civile chiusi in casa per 14 giorni, dimostrando qual è la linea di condotta da fare. E molti dei nostri italiani non ci credono o non ci vogliono credere. Credono alle sirene, va bene, credono che ci sia un complotto, che ci guadagnano i medici, le industrie farmaceutiche, i politici. No, cari signori, questo è veramente una grave pandemia. La storia della medicina ce lo insegna. L'abbiamo iniziata con la peste, l'abbiamo seguita con la spagnola, ma poi della spagnola adesso ci sono state decine di epidemie gravi, va bene, e l'hanno vissuta i nostri genitori, i nostri nonni. Dico, fino ad arrivare al 2009, quando abbiamo avuto la suina, era stata veramente il primo segno di una grande pandemia, fermata da cosa? Fermata dai vaccini, perché c'erano già i vaccini pronti per l'influenza suina H1N1, che vi traduco, che è lo stesso virus che aveva dato la spagnola. Va bene, quindi dico, cari signori, perché siamo in questo momento in grande difficoltà? Perché questo virus non ci aveva dato nessun segno prima di sé, la popolazione mondiale non ha gli anticorpi, è vergine e quindi si diffonde in maniera rapidissima, va bene? E trova, specialmente nei paesi industrializzati, popolazioni di anziani, di grandi anziani, con molte patologie e quindi di conseguenza che rischiano molto se si ammalano. Ecco, dottor Caremani, nell'ambito del privato, il lavoro privato, chi non può scegliere, insomma, di stare a casa? Che tipo di tutele deve pretendere? Perché forse è il caso di dire così. Deve pretendere, e i sindacati ci sono anche per farlo, dico, deve pretendere che i lavoratori siano a un metro e mezzo di distanza l'uno dall'altro. Non è possibile, una impiegata mi ha chiamato stamani che non gli è possibile, non è consentito allontanarsi più di 20 centimetri dall'impiegata che gli è vicino. No, in questo momento no. Bisogna che chiaramente i datori di lavoro siano coscienti, anche perché dico, sarebbe un danno ancora più grosso se gli arriva il Covid-19. All'interno delle loro fabbriche, delle loro industrie e dei loro ambienti. Quindi è il privato che in questo momento deve fare un altro passo in avanti, come anche le strutture sanitarie private devono fare un passo in avanti, perché questa epidemia, questa pandemia è tutta sopportata dal sistema sanitario pubblico, che dobbiamo costantemente ringraziare. E il San Raffaele lo sta facendo, devo dire, su questo è anche vero, è a disposizione le loro strutture con le rianimazioni. Cioè dovrebbero dare spazio veramente in modo da poter ricoverare da loro anche chiaramente persone con il Covid-19 con insufficienza di respiro, perché sono quelle che poi possono rischiare di morire. Allora, cari signori privati, sanità e industriali, ci sono molti che lo stanno già facendo, dico, diamoci la mano tutti insieme, pubblico e privato insieme, per combattere questa grave pandemia.